Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove cercherò di spiegarvi come mettere in funzione un motore di lavatrice. Sembra complicato, ma in effetti non lo è. Vediamo in dettaglio. Allora, parliamo prima della morsettiera. Le vecchie morsettiere erano più semplici perché avevano solo un morsetto centrale. Due superiori e due inferiori. Quello centrale era il filo comune e quei due morsetti superiori o inferiori erano i due avvolgimenti, quello lento e quello veloce. Qui potremmo trovare, come in questo caso, una morsettiera lunga con tutti i morsetti uno dietro l'altro. Quindi qui bisognerà andare un po' per tentativi. Prima cosa bisognerà trovare il comune. Noi lo posizioneremo su un capicorda e poi con gli altri due si proverà mano a mano, magari se non è questo si sposta su un altro capicorda e con gli altri due morsetti si fanno le prove finché non si trova l'abbinamento giusto per farlo girare nel modo in cui noi vogliamo. Allora, parlato di filo comune, dalla presa che sarà inserita nella rete, partono i classici tre fili, uno di massa che andrà a massa sulla carcassa del motore, dove è già presente in genere, è già presente il capicordo, un filo comune che parte direttamente dalla presa e va direttamente al capicordo del comune che noi avremo individuato. Poi abbiamo un altro filo che parte dalla presa e va al condensatore. Dallo stesso capicorda continua e va alla morsettiera. E poi in più avremo un filo singolo e separato che dal condensatore va alla morsettiera. Quindi alla morsettiera andranno tre fili praticamente. Alla fine del video ho inserito lo schema elettrico di come collegare, perché adesso così con i fili si fa un po' di confusione e non si vede neanche bene. Comunque ho inserito uno schema dove potrete seguire. Io adesso ho collegato i fili, adesso proviamo a fare un test. Il motore funziona. A questo punto noi potremmo scegliere anche un'altra opzione, cioè di invertire la rotazione del nostro motore. Per fare questo basta solo invertire le posizioni dei due capicorda dell'avvolgimento che avremo scelto. E il motore girerà al contrario. Così, a secondo dell'utilizzo che ci servirà, della posizione del motore o tutto, potremo invertire la rotazione a nostro piacimento. Che dire, seguite lo schema che vi ho preparato e io di solito lo faccio, magari non servirebbe, però con un cercafase, dopo aver utilizzato il motore sull'attrezzo che abbiamo voluto costruire, sull'utensile o qualunque altra cosa, quando nella prova, quando è in funzione, magari provare sulle varie parti dove magari mettiamo le mani, insomma, per essere sicuri che non ci sia dispersione di corrente. Magari motori si tirano via da una lavatrice vecchia, non possiamo mai sapere se un filo magari vada a massa, magari il motore funziona correttamente, però disperde da qualche parte corrente. Quindi è meglio essere prudenti. Spero di essere stato chiaro e se avete qualche consiglio, qualche critica, commentate e io vi risponderò senz'altro. Grazie a tutti e al prossimo video.